Triplice attentato nello Yemen, sono state colpite tre moschee, due a Sana'a e una a Sa'ada, nel nord del paese, compiute dal gruppo jihadista dell'ISIS. I primi due attacchi sono avvenuti durante la preghiera collettiva del venerdì, quando un kamikaze si è fatto saltare in aria. Un terzo attentatore invece ha azionato una cintura esplosiva che portava su di sé in un'altra moschea. Secondo fonti mediche, tra le vittime ci sarebbe anche un importante imam. Nessuno ha finora rivendicato gli attentati, ma i primi sospettati sarebbero i miliziani di Al-Qaeda nello Yemen. L'ISIS ha rivendicato gli attacchi alle moschee, ha affermato il sito Sit Intelligence Group, che monitora l'attività dei jihadisti online. Interessante fine settimana per le formazioni di volley impegnate in sfide interessanti tra riscatti e conferme. Sabato, per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D regionale donne, trasferta per la Pallavolo Cerignola contro il Bitonto. Le ragazze fucsia allenate da Michele Valentino sono reduci da una sconfitta pesante sul campo della Vides Trigiano con il punteggio di 3-1. Trasferta anche per la Iposea Udas nella sesta di ritorno del campionato di Serie C regionale uomini. I biancazzurri di Roberto Ferraro, che mantengono saldi il secondo posto in classifica, attendono la conferma ulteriore del loro posizionamento contro il Cassano in una sfida che si preannuncia abbastanza dura. Domenica invece, per la Serie B2 nazionale donne, è di scena la sesta giornata del girone di ritorno, con l'impegnativa sfida interna al Pala di Leo per la Libera Virtus Cerignola contro l'Ester Napoli. Le virtusine, guidate dalla coppia Drago di Lucia, sono reduci dalla sconfitta subita a Taranto dalla Comes con il punteggio di 3-1. Invece vola e più che bene la fuoricorso Caffè Unas, che nella quarta di ritorno della prima divisione uomini affronta il San Pietro Vico fuori casa. I ragazzi guidati da Giuseppe D'Alessandro sono reduci dal successo ottenuto in casa contro il San Giovanni Rotondo. Weekend di interessanti sfide per le formazioni di basket o fantine verso una finale di stagione con buoni auspici. Per la dodicesima giornata di ritorno della Serie C nazionale, domenica Gran Derby fra l'Allianz San Severo e la Castellano Udas. I biancazzurri di Matteo Totaro affrontano la formazione che più di ogni altro le ha dato del filo da torcere. Il successo dell'andata alla Pala di Leo chiuse una bella festa sportiva che senza dubbio si ripeterà. Per quanto riguarda le ultime sulla formazione di Nanni, dovrebbe recuperare dalla rottura del setto nasale, mentre Serazzi dovrebbe giocare a mezzo servizio. Formazione completa invece per l'Olimpica Basket nella nona di ritorno della Serie C regionale. 7 giorni fa la promozione in Serie C unica da onorare con le ultime 5 partite, la quintultima contro il Valentino Castellaneta, attualmente in posizione centrale di classifica con 24 punti e reduce dal KO ad opera della Webin Manfredonia per 94-63.